E la buon salve a tutti quanti. Eccoci finalmente al video dedicato a Fate Reforged, cioè riforgiare il destino. Pubblicità. Ah no, già, è vero, non esiste. Passiamo alle cose un po' più o meno serie, perché per me la mancanza del trailer è una cosa seria. Spero che magari, come è già successo un paio di volte, mentre io faccio questo video, quelli della Wizard lo caricano, così che faccio una figura di merda perché parlo senza trailer. Però poi mi guardo il trailer e sono contento. Parliamo delle prom. Come è stato per Candida Kir, anche il pre-release di Fate Reforged avrà dentro non una promo per ogni clan, ma bensì 8 promo per ogni clan, per un totale di 40 promo. Per il release, che ricordo a qualcuno che è il nuovo nome del launch party, ci sarà The Sandstep Mastodon, cioè il mastodonte delle steppe sabbiose, una cosa del genere. La promo Maya Box è una carta verde dei Temur che si chiama Shamanic Sticazzi, Revelation, Repensation, non mi ricordation, me la sono scritta Shamanic Sticazzi perché neanche sui miei appunti mi ricordavo il nome. Comunque è una magia molto simile all'armonizzare di Caos Dimensionale, che fa pescare una carta per ogni creatura con la ferocia, che dà anche 4 vite bonus per ogni creatura feroce. Vogliamo direttamente avanti di un mese per andare al Game Day. La prova di partecipazione al Game Day sarà il Mardu Shadow Spear, cioè una versione con accelerare del Pulse Tracker, che era una comunaccia che attaccando faceva perdere una vita. La prova per la Top 8 invece è una carta un po' strana che non mi sarei mai aspettato di vedere come promo di un Game Day, ma è un istantaneo, blu a costo 6, che fa da clone più rimbalzino. Ok. Un rapido excursus dei vari cicli di questa espansione, poi vorrei, tanto sapete che arriverò a parlare fino a 20 minuti in questo video, quindi vorrei concentrare la parte più lunga del video su un discorso sul Sealed, perché mi sto un po' intrippando col Sealed di questa espansione, ma col Sealed in generale, e vorrei condividere con voi le mie elucubrazioni. Antefatto. Come un po' meno simpatico Marty McFly, anche Sarkhan Vol torna indietro nel tempo attraverso una porta dimensionale a 50.000 anni fa per introdursi all'interno di Nicol Bolas, cioè i terroristi, e Ugin, cioè Doc Emmett Brown, per impedire che quest'ultimo venga ucciso e fatto a pezzi dal dragone anziano, in modo che, grazie alla magia di Ugin, i draghi possono continuare a viaggiare per Tarkir, apparire su Tarkir, e soprattutto il terzo membro della tripletta, Ugin, Sorin, Nairi, possa essere attualmente vivo nel suo futuro, che diventerà un futuro alternativo a questo punto, e spero non per noi, possa essere ancora vivo per ripristinare il lucchetto che tiene imprigionati gli Eldrazi su Zendikar. Ok. Il tornare indietro di Sarkhan Vol ha causato quello che più avanti sarà definito dai registi The Butterfly Effect. In questo presente passato, che molto probabilmente diventerà il futuro presente di Tarkir, ci sono ancora i draghi. Questo ci porta all'introduzione generale dei 3 cicli rari di Tarkir. Gli assedi, cioè una serie di incantesimi modali. Ognuno di questi ha un effetto diverso, sono due effetti, uno da scegliere quando la si gioca. Si attivano per lo più durante il mantenimento, a parte un paio che, se non sbaglio, sono quello verde, che si attivano nella fase principale e quando entra in gioco una creatura volante, cioè un drago. Ma per il resto più o meno partono tutti per il mantenimento. Guardate un po', quello blu costa 3, ed è pure bello forte, se non il più forte tra tutti, ci permette di pescare e scartare una carta in più durante il mantenimento, e se no fa un effetto molto simile alla Ley Line of Sanctity. Io personalmente sono innamorato dell'assedio nero, perché mi piace il nero principalmente, però l'effetto che fa un ciucciotto di 2 vite ogni mantenimento lo trovo bellissimo, cioè mi piace veramente un sacco, ed è una di quelle carte che secondo me
in un midrange col nero, e finché Theros rimane nello standard, un midrange col nero ci sarà sempre e comunque, ci deve essere contro control. Come vi dicevo prima, essendo tornati indietro nel tempo di mille mila anni, non ci saranno i cani che siamo abituati a vedere. Ci sono i loro precedenti predecessori. E anche qui non sono particolarmente entusiasta di questi ultimi Khan. Cioè, sono carini per il Limited, però a niti esagerato. L'unico che mi vedo che possa avere un senso in questo momento è Tasigur la Zanna d'Oro, cioè il vecchio Khan dei Sultai, perché potenzialmente può entrare con uno nero e aiuta i mazzi che si fanno 8000, cioè ad esempio il Sinisi Whip. C'è anche Alesha che sorride alla morte, che è un 3-2 first strike che quando attacca, pagando i colori Mardu, scusate, stavo dicendo Temur, ci permette di rimettere in gioco un forza 2 o meno attaccante. È forte anche quello, mi piace tantissimo. Il problema è che è molto più difficile da inserire in un mazzo in questo momento rispetto a Tasigur. Cioè, Tasigur lo si mette in un Sultai midrange, in un Sultai whip, ed è un'aggiunta in più. Alesha ha bisogno di un archetipo suo intorno. L'ultimo ciclo delle rare è quello dei draghi. I draghi non mi piacciono. Avevamo iniziato con Kolagar, che aveva anche l'opzione dell'accelerare, che pompava i draghi, sembrava potesse far nascere un archetipo tribale draghi. Attualmente, nonostante ne abbiano stampati più o meno in tutti i colori, con abilità carine, interessanti, i draghi restano ciccioni, senza arte né parte, e basta. Continuando il nostro elenco, passiamo alle non comuni. L'abilità peculiare fuori dai clan di questa espansione è manifesta, cioè il potere di Ugin. Essendo tornati indietro nel passato, non tutti i clan hanno le abilità che sono rimaste, che abbiamo conosciuto in Clan di Tarkir. Prodezza, Ferocia e Esumare ci sono ancora. Abzan non hanno il perdurare, ma hanno il sostenere. E i Mardu hanno accelerare invece che il ride. Manifestare invece è l'abilità di Ugin, cioè la sua magia che permette di far comparire le metamorfosi, ma non è legata a un singolo clan, ma ce ne sono carte del genere in qualsiasi colore. Ok. Ci sono un ciclo di non comuni, una per ogni colore, che permette di manifestare la prima carta alla cima del mazzo e mettere questo incantesimo come un incantesimo legato a questa carta manifestata, che dà a seconda del colore un'abilità peculiare. Volare, tocco letale, intimidire, attacco improvviso e cose del genere. Carte molto interessanti, da limited sicuramente, ma visto il costo di mana stretto, diciamo, limitato al 3 di alcuni colori, potenzialmente giocabili anche in altri formati. Fetre Forged, al contrario di Khan di Tarkir, è un set monocolore, quindi le carte, c'è questo ciclo di non comuni dei colori principali dei clan, quindi quella Sultai sarà blu, quella Mardu sarà rossa, che però prendono delle abilità addizionali a seconda del fatto che possediamo o meno dei permanenti di quel colore, dei colori secondari del clan. Fermo un attimo sulla carta Sultai perché lo trovo carina anche per il Modern, in quanto ho pensato che un permanente verde che ci permette di rianimarla dal cimitero c'è, ed è la capsula della Genesi. Drop a 3 in quel mazzo ce ne sono già abbastanza, però voglio dire, è un'opzione in più che si potrebbe anche pensare. Scendendo alle comuni, che saranno le protagoniste del prossimo weekend, segnalo due cicli. Quello dei marchi runici, cioè un incantesimo, anche questo uno per colore legato a ogni clan, che a seconda del nostro possedere permanenti degli altri colori del clan, permette di dare un bonus addizionale. Un altro ciclo molto importante è quello delle comuni che manifestano. Anche questa ce n'è una per colore,
hanno costi di mana che variano tra il 2 e il 4, ci permettono di manifestare la prima carta dalla cima del mazzo e poi di avere un altro tipo di effetto. Mettergli un scimmiolino più uno sopra, riordinare un attimo il mazzo, ovviamente quella blu, e così via. Un ciclo da tenere molto sott'occhio, soprattutto appunto questo weekend durante il pre-release. Le mie impressioni generali su questo set sono buonissime. Ripeto, mi sono intrippato tantissimo con il Sealed e non vedo l'ora di poter giocare al pre-release. L'unica cosa che non sono sicuro è di come si sposi questa espansione con i Khan di Tarkir, perché sarà draftata insieme ai Khan e sarà sealedata insieme ai Khan. Il fatto che ci siano così tante abilità diverse in una serie di buste un po' sfalsate, perché questo giro sono due di Tarkir e quattro di Fate Reforged, che in realtà sono tre di Fate Reforged e una bustina frazionata. Però vabbè, avete capito, non riesco a capire, non riesco a immaginarmi come sarà il Sealed di questo formato, però sono molto attratto. A livello invece di gioco costruito, ho qualche dubbio, diciamo. Sono molto incazzato per il fatto che la Wizard abbia tirato fuori delle carte blu molto molto più forti rispetto a tutto il resto dell'espansione. Praticamente ci sono alcune non comuni che sono sbroccatissime, secondo me. C'è un counter a costo 2 che neutralizza una magia multicolore, che in questo standard può avere sicuramente il suo senso, e perché no, anche in Modern può avere il suo senso. Non dico in 4x, non dico che sia superiore al Disdainful Stroke, però insomma è un'altra opzione interessante per il gioco costruito, indubbiamente. Poi si arriva al manipolare la realtà, che è una specie di PTE blu che costa 2, e esilia una creatura, il giocatore bersaglio manifesta la prima carta del suo mazzo. È un po' un'arma a doppio taglio, perché una carta manifestata, se è una creatura, può essere sflippata pagando il suo costo di mana, e lo sflippare, cioè la metamorfosi, non passando dalla pila, lo rende praticamente incontrabile e quindi molto protetto. Però voglio dire, il blu ha un PTE, è un 2-2. In Limited un 2-2 non serve un cazzo, a meno che non si possa flippare subito, e flippandolo non si scopra che è un 80.000 Exproof Travolgere, Legame Vitale, chissà cos'altro. In gioco costruito, secondo me, è possibile girarci intorno, e voglio dire, è meglio avere un 2-2 che potenzialmente è una terra che un Tarmogoyf 5-6. Ed è solo un esempio. Facciamo anche una veloce analisi delle mitiche. È un set piccolo, sono solo 10, 2 per ogni clan a parte il rosso, poverino, che ha dovuto dare uno dei suoi slot a Ugin il Planeswalker. Ugin il Planeswalker è una bella bestia. L'abilità meno X contro le pedine, che in questo momento spadroneggiano molto nello standard, è GG praticamente. Raggiunge l'ultimatum dopo 2+2 e anche l'ultimatum non scherza come abilità. Ma è quello di cui voglio parlare di meno. Tutti quanti gli altri colori hanno due mitiche a parte il rosso, e questa volta, devo essere sincero, le mitiche sono tutte belle. Tranne la nera, perché è la nera. Va bene. Quindi diciamo che sia il rosso che il nero hanno una sola mitica, perché le altre non le considero. Il bianco ha le mitiche Jeskai. Sì, cominciamo subito dalle bombe praticamente. C'è il maestro della piroanima che dà lifelink ai istantanei stregonerie, quindi ai botti praticamente. Un fulmine diventa un lightning helix, una lightning helix diventa una super lightning helix, ecco. Poi pagando 4, di cui 2 dei colori Jeskai, è possibile riprendersi in mano un istantaneo, una stregoneria che lanciamo.
è una carta forte, anche perché un 2-2 a costo 2 lifelink, non so quanto gioco possa vedere, perché ha bisogno di un mazzo, e quello è il suo problema. L'altra mitica, Jeskai, invece, ce l'ha già un mazzo, ed è l'UR Delver. È una carta bianca, quindi potrebbe diventare un UVR Delver, ma è una specie di giovane chiromante che, oltre ad avere prudezza, caga pedine con prudezza. Il blu poi ci riserva un simpatico Time Walk con Delve. Costa 11, ma 8 sono in colori, quindi insomma del bando non è così difficile da castare. Il problema sono i 3 mana blu, che però secondo me era l'unica soluzione per poter creare effettivamente questa carta. Può avere un suo senso, la comunità è abbastanza sicura di no, cioè a cosa serve fare un turno in più? Semplicemente in standard serve, se abbiamo apparecchiato tipo Planeswalker più counter in mano, per avere possibilità di apparecchiare ancora meglio, ma se già abbiamo apparecchiato capite che diventa un po' inutile. Nel Modern potrebbe essere un'aggiunta interessante per il mazzo turni infiniti, che però fino a un certo punto richiede il cimitero, quindi la comunità è un po' incerta. È una carta forte, ma ha bisogno anche questa di essere inserita in un determinato contesto. L'altra è un elementale 3-5 sul Tai, questa volta, che quando attacca tappa tutte le creature. E se è rimosso, può essere lanciato come sorcery dalle rimosse. Entra in gioco tappato, ma va bene, insomma. È la classica carta da midrange che, se non può parare, amen, lo farà uno spacchino, probabilmente. Le mitiche nere, la mitica nera, è bellissima, cioè io l'adoro. È un 3-3 a costo 4 che dice che ogni volta che una creatura attacca, tu, avversario, perdi una vita e io, persona che controllo quella carta, guadagno una vita per ogni attaccante. Poi vabbè, pagando 5 posso decidere come vengono attaccate e bloccate le creature, ma non è quella la cosa fondamentale. È il primo effetto, la prima abilità. L'unico problema è che avendo 3 di costituzione viene bocciato per molti formati, perché muore da fulmine o muore da lightning strike, comunque muore da botto. Il rosso ha una mitica, un 4-2 rapido, che quando una creatura fa danno ci mette un +1/+1 sopra, e già per me è promosso. Poi con l'abilità ferocia del clan Temur fa pescare una carta. Concludiamo con le mitiche verdi. La prima, l'elementare che manifesta le creature, l'avevamo già vista. È forte perché fa tutto in end phase, quindi o muore subito o fa vantaggio campo. E l'altra è il guardiano del primo albero. Un 1-1 con i colori Abzan, che ricorda moltissimo la figura del destino, un po' nerfata, un po' indebolita. Però accidenti ragazzi, cioè, secondo me è fortissimo. Entra come 1-1, già dal secondo turno possiamo farlo diventare un 3-3, e poi picchia. Se muore, muore. Si arriva in late game, può potenzialmente diventare un 8-8, travolge e ha lifelink, insomma, una cazzata. La gente l'ha bocciato subito perché muore da fulmine. In Modern non si gioca la figura del destino, perché dovremmo giocare questo. In Modern si è giocata la figura del destino, adesso no, è vero, siamo d'accordo. E questa carta ha dei colori disegnati che insomma, bianco, nero, verde, in questo momento la vedo un pelo più forte come terna di colori rispetto a quelli della figura, quindi insomma non dico che debba essere il nuovo Tarmogoyf, però una possibilità gliela darei. Quindi il blu molto pompato, io molto triste, e video vedo troppo lungo, quindi passerò a fare i miei commenti sul Limited in un altro video, in un secondo momento. Quindi ci vediamo tra poco, diciamo, e mi raccomando, fatemi sapere cosa pensate di questa espansione e di tutte le cazzate che vi ho raccontato finora. Ci sentiamo.